Continua il successo di Special, la rubrica curata da Antonio D'Amores, che in questo numero ha provato per noi la splendida Monster S4R di Filippo, che ci ha raggiunto allo Speedway di Cellule in provincia di Caserta da Frosinone. Contattateci anche voi e sarete ospiti di Star Bikers per una giornata. Sempre qui all'Autodromo Speedway di Cellule in provincia di Caserta, oggi ospitiamo Filippo Innocenzi con la sua Ducati Monster S4R completamente rivisitata. Cominciamo a parlare un attimo di ciclistica. La ciclistica monta forcella Marzocchi, diametro 50, con impianto frenante discacciati sia per le pinze che per le pompe. Pompa freno e frizione discacciati, vari particolari in carbonio, specchietti, carter radiatore. Ho visto che praticamente hai cambiato anche i cerchi montando dei marchesini. Sì, cerchi marchesini. Ricavati dal pieno. Per quanto riguarda invece la verniciatura, diciamo questo look nuovo che hai voluto dare, ti sei voluto ispirare a qualcosa? È proprio una creazione tua? No, è una cosa mia, una cosa creata direttamente da te. Sì. Perfetto, invece per quanto riguarda motore e scarico, mi hai detto che comunque qualche piccola modifica, anche se il motore resta di serie. Rimane quello che è originariamente, solo sullo scarico è stato montato lo scarico con la centralina. Per dare un po' più di allungo. Scarico Termignoni e centralina dedicata. Sì, sì. Giusto qualche altra chicca, ricordiamo un radiatore giocato della Febut. Dell'olio. Dell'olio, sì. Perfetto Filippo, noi guardiamo un attimo un onboard camera fatto qui a cellule della tua moto, ritorniamo qua e facciamo le considerazioni finali. Fermi lì. Filippo, la Ducati S4 ha un gran motore di derivazione direttamente 916, l'ho provata in pista ed è una moto eccezionale, forse l'impianto frenante avanti è esagerato un tantino. Può darsi, l'ho fatta più per una questione di immagine che non di nient'altro. Lavorando nel settore ho voluto fare sta specialina, qualcosa... Una bella parte prodotta da me. In maniera artigianale. Vogliamo dire un attimo qualcosa sul cupolino anteriore? Beh, il cupolino è nata da una base che erano due faretti montati su delle staffe in metallo, acquistati dalla Omnia Racing. Avevo tante idee, alla fine ho preso quella dello spunto dalla Duke e è nato sto cupolino. Ed è nata questa bellissima special. Speriamo che piaccia alla fine tutto questo assemblaggio. Senti Filippo, prima dei ringraziamenti finali, prima microfoni spenti mi dicevi che questa special tra poco riceverà un regalino, parlavamo di mono posteriore, perché provandolo in pista abbiamo visto che con una forcella del genere, un impianto del genere, forse il mono originale va a soffrire un poco. Sì, sicuramente. Quindi tra poco le possiamo fare un regalo. Sì, moglie permettendo, sì. Filippo, ringraziamenti finali. Ma ringraziamo il meccanico che mi ha aiutato nell'assemblaggio di tutta questa moto, che si chiama? È Peppe di Tecnica Moto. Ringraziamo quei due matti di Fabrizio e Salvatore dell'Omnia Racing, che saluto anche io. E ringrazio mia moglie che ha pazientato per tutto il tempo che ho abbandonato la famiglia per dedicarmi a lavorare su sta moto.
Filippo, io ringrazio te di averci messo a disposizione la tua moto, ringrazio i nostri telespettatori e qualora vogliate essere presenti anche voi qui sull'autodromo Speedway di Cellule a Caserta, non basta far altro che contattarci tramite il nostro sito internet www.starbikers.it. Vi aspetto alla prossima, ciao!